I nostri inviati in diretta da Roma, dai seggi di Roma, di Milano, di Palermo, eccoli qua, li vedete nel nostro mosaico e poi dal Viminale. Cominciamo proprio dal Viminale con la nostra Stefania Trapani. Stefania. Eccoci, buongiorno. Allora, seggi aperti da un'ora, come dicevi tu, fino alle 23. Oggi si vota soltanto in un giorno, elezioni importanti sicuramente come sempre, oggi forse un po' di più perché sono le prime con il Parlamento ridotto. Allora, chi si elegge oggi? Due rami del Parlamento che peraltro lo spoglio, come dicevi tu, avverrà immediatamente dopo la chiusura, noi lo seguiremo con la nostra maratona elettorale come di consueto. Il 13 ottobre le aule si riuniranno per la prima volta. 400 deputati. 8 di questi vengono eletti all'estero invece di 630, ecco i numeri del Parlamento ridotto, 200 senatori invece dei 315, 4 eletti all'estero. All'estero peraltro, come sappiamo, il voto è avvenuto per corrispondenza e le schede elettorali di chi, dei nostri cittadini che hanno votato all'estero, sono arrivate nelle sedi del consolato, delle ambasciate, dei paesi dove risiedono direttamente entro il 22 settembre, quindi insomma, in modo tale che i loro voti possano arrivare in tempo per lo spoglio e devono arrivare sicuramente. 3/8 dei nostri seggi vengono assegnati nei collegi uninominali, quindi 146 per la Camera dei Deputati e 67 per il Senato, e restanti nell'ambito dei collegi plurinominali, quindi 49 per la Camera e 26 per il Senato. Altra novità, altre due novità di oggi sono che coloro che hanno compiuto 18 anni, i diciottenni possono votare, votano sia per la Camera che per il Senato, e poi, importante, non c'è voto disgiunto, quindi si vota il nome o si vota il partito o la coalizione. Questo è molto, molto importante. Cosa ci si aspetta? Questo è un voto importante, lo vedremo, lo racconteremo. Noi sicuramente qui dal Viminale avremo un po' il polso della situazione, cercheremo di capire, di leggere i dati sull'affluenza. Il primo dato arriverà alle 12, quindi insomma adesso vi racconteremo come prosegue la mattinata e poi saremo in grado di analizzare insieme a voi e capire come va questa giornata elettorale. A voi. Grazie Stefania, ti ritroveremo più tardi, restiamo a Roma, ma ci